Nasce un'associazione, un comitato che vuole assolutamente battersi per il diritto alla sepoltura, cosa che in qualche modo sta venendo meno con le richieste che sta facendo il Comune nei confronti dei utenti, ma anche dei morti. Sepoltura che successivamente, sempre nel diritto romano, veniva consolidata impedendo perfino agli eredi di poter utilizzare il monumento funebre. Qui ci troviamo di fronte a una richiesta da parte del Comune generica, perché attraverso un bando che è stato pubblicato affisso in alcuni luoghi, attraverso una X che non significa proprio nulla, si chiede alla persona di andare al Comune a pagare. Ma a pagare che cosa? Perché la gente si deve autodenunciare, nel mondo civile è sempre l'ente che richiede il pagamento della concessione. I cittadini non devono assolutamente autodenunciarsi, l'amministrazione comunale deve scrivere appunto agli eredi, a tutti gli eredi, non a un solo erede, chiedendo il prolungamento della concessione. Ma stiamo attenti, non tutti i loculi sono soggetti a concessione, perché quelle prima del 1975 hanno avuto una concessione eterna, nel senso che i terreni sono stati acquistati. Quelle dal 75 al 96 hanno avuto una concessione di 99 anni, quelle del 96 in poi hanno una concessione di 25 anni. E siccome la delibera 118 è del 27 novembre 1996 e quindi i primi loculi saranno stati concessi a gennaio del 1997, per essere chiari, il pagamento delle prime concessioni può essere fatto solo a partire dal 2022, a meno che l'assessore non intenda ancora rischiare su questa vicenda andare incontro a un contenzioso che vedrebbe soccombente il Comune. Sia chiaro, tutti quelli che si autodenunciano però poi non possono andare dal giudice, solo coloro i quali una volta ricevuto l'ingiunzione di pagamento da parte del Comune dimostreranno di non dover pagare, quelli sono, nel caso in cui il Comune dovesse continuare nella sua azione, anche nelle condizioni di potersi recare dal giudice. Tutti quelli che si sono recati dal giudice nel passato, così come insegna il Consiglio di Stato, hanno sempre vinto.